Finisce 12-0 tra Bruffalo Riciclo e Pozzallo 2 nella giornata di recupero del torneo Xen di calcio femminile. Una partita certamente equilibrata dal punto di vista agonistico, ma con il Bruffalo, squadra molto più esperiente e tecnica, a fronte di una Pozzallo 2 formata in pratica dalle mamme dei piccoli giocatori che frequentano le giovanili della società. Ma al di là del risultato è però da evidenziare il grande impegno delle giocatrici pozzallesi, che non hanno rinunciato al proprio agonismo senza mollare un attimo, anche quando il risultato era del tutto sfavorevole. Il torneo Xen alla prima edizione ed è nato anche in relazione agli elevati costi di iscrizione e di gestione di campionati simili organizzati dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Una analisi che fa il presidente del Pozzallo 2, Gianluca Giannone. Allora, Gianluca Giannone, quest'anno nuova esperienza con una squadra femminile, come mai questa scelta? Sì, intanto grazie per questa intervista. Quest'anno abbiamo fatto la squadra femminile che è nata con le mamme dei bambini che c'ho la scuola calcio. Sai, abbiamo organizzato una partita tra le mamme dei bambini e è nata una squadra femminile per scherzare. E siamo qui e stiamo provando a far crescere anche il settore femminile che manca nella provincia di Ragusa, anche per quanto riguarda la FIGC, che non sono nate le squadre femminili di Serie D. Sì, in effetti diciamo questo campionato è il campionato Xen, non è di federazione calcio. No, abbiamo fatto un campionato Xen perché i costi della FIGC sono altissimi, un tesseramento è sui 35-38 euro, invece qua abbiamo un'assicurazione di 5-6 euro e possiamo partecipare ai campionati. Perché in effetti ormai diciamo fare sport diventa essere costoso, no? È costoso, non solo i costi sono altissimi, ma mancano anche le strutture come Pozzallo, che non abbiamo strutture dove far allenare queste ragazze. E mancano anche gli sponsor, voi per fortuna forse l'avete trovato qualcuno. Sì, noi sinceramente abbiamo trovato la pizzeria ristorante di Michele Scoglio, che è un grandissimo nostro amico che ci aiuta sempre quando abbiamo bisogno, per quello che può fare è sempre disponibile a essere presente. Quindi ringrazio a Michele Ruta della pizzeria ristorante Lo Scoglio. Abbiamo fatto lo spot che è giusto dargli visibilità. Ma volevo dire, le ragazze, le signore si allenano con impegno oppure sì, rifiutano? L'hanno presa seriamente, si allenano due volte a settimana, negli allenamenti sono sempre presenti. Giustamente non hanno mai giocato a calcio, però la volontà c'è di imparare e crescere tutto insieme. Il torneo Xen dovrebbe laureare i campioni interprovinciali per poi passare alle selezioni regionali ed infine alla cosiddetta Tutto Campo Cup, una finale a livello nazionale. Lo conferma Tiziana Maggio, oggi dirigente del Bruffalori e da 30 anni anima del calcio femminile ibleo. Quindi Tiziana, quest'anno è un campionato Xen piuttosto che un campionato di federazione, questo comunque è un cambiamento, no? Sì, un cambiamento perché giustamente ci sono delle situazioni che hanno portato a questo. Quindi si è pensato di scegliere insieme ad altre società di partire con questo campionato per cercare sempre di portare avanti il calcio femminile. Diciamo la verità, c'è anche un problema di costi nella federazione, no? Diciamo sinceramente. No, non volevo dire questo. Lo faccio di il problema di base è questo. Purtroppo oggi non ci sono tanti sponsor, le strutture si devono pagare e quindi nell'economico non possiamo permetterci di fare tutti i lussi. E allora così in nome del calcio femminile si vuole portare avanti e mi è stato proposto di fare diciamo a costo quasi zero questo campionato per poterci divertire, per fare esperienza alle ragazze, infatti sono la maggior parte delle ragazze sono ragazze ancora alle prime esperienze, alle prime armi, simpatizzanti che si avviano alla prima volta al calcio femminile. È un campionato che raggruppa la provincia di Ragusa e Siracusa, no? Perfetto, perché essendo ancora all'inizio, anche se non è tanto all'inizio, perché io dal 97 che faccio calcio a 5 a Scicli e da più di 30 anni che faccio calcio a 11 pure a Scicli, però ho dovuto sempre combattere contro le idee, diciamo,
contro le difficoltà del momento, quindi soprattutto i genitori che non lasciano facilmente la ragazzina a fare questo sport, uno sport diciamo tra virgolette sempre considerato un po' maschile. Ancora sì, questa diciamo è una tua vecchia battaglia, no? Però una mia vecchia battaglia per esprimere e portare avanti uno sport che ha a lavare con gli altri. E comunque questo campionato Xen secondo te potrebbe avere un futuro nei prossimi anni? C'è stato un interesse diciamo appunto da parte delle società, come si diceva prima, un interprovinciale, tre squadre provincia di Ragusa, due squadre provincia di Siracusa, però piano piano mi è stato chiesto delle indicazioni, c'è curiosità in giro rispetto a questo campionato. Tra l'altro questo diciamo potrebbe portare un campionato, cioè un torneo regionale e poi nazionale. Perfetto, no? Il bello di questo campionato è appunto questo, sempre con bassi costi, la squadra che si riesce a passare per prima al campionato del provinciale andrà a fare una fase regionale, e se riesce ancora a superare, chi riesce a superare la fase regionale avrà una fase nazionale in cui la società ha tutto pagato, viaggio, alloggio e anche diciamo la quota di partecipazione.